Ha solo 43 anni ed è diventato primo ministro dell'Etiopia nell'aprile dell'anno scorso. Ma Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace 2019, è già passato alla storia per aver posto fine al conflitto con la vicina Eritrea durato oltre 20 anni. Nei primi 4 mesi di governo Ahmed ha ordinato il rilascio di migliaia di prigionieri politici. Quando Abiy Ahmed è diventato primo ministro nell'aprile 2018, ha detto chiaramente che desiderava riprendere i colloqui di pace con l'Eritrea. In stretta collaborazione con il presidente dell'Eritrea, Ahmed ha rapidamente elaborato i cardini di un accordo di pace per porre fine allo stallo, no guerra, no pace, tra i due paesi. No peace, no war, stalemate between the two countries. Ex militare Ahmed è di etnia Oromo, gruppo maggioritario in Etiopia, ma marginalizzato da decenni. La sua nomina era giunta dopo anni di proteste di piazza. Non c'è dubbio che alcuni penseranno che il premio di quest'anno sia stato assegnato troppo presto. Il Comitato norvegese per il Nobel ritiene che gli sforzi di Abiy Ahmed meritino un riconoscimento e abbiano bisogno di incoraggiamento. Il Comitato norvegese per il Nobel spera che il premio rafforzi il primo ministro nel suo importante lavoro per la pace e la riconciliazione. Siamo orgogliosi come nazione e questa è la prima reazione che arriva su Twitter dall'ufficio del primo ministro. Questo riconoscimento è una testimonianza senza tempo degli ideali di unità, cooperazione e mutua assistenza.